Oh, si gode. Coglione. Come on. Move. Guarda la Clio, cioè dai. Imbarazzante. Vabbè, ma che roba. Foxy, porca troia, però. Ma chi è il terzo che ti inserisce? Sei un cane, sei un cane. Ha buttato completamente sull'erba. Rolando non ha capito che si deve levare dalla griglia. Ragazzi, occhio al rettilineo, mettetevi tutti sulla destra. La red flag, però va bene comunque, dai. Non è la red flag, ma è nella vita col cazzo. Non, io non riparto più, non so più voglia. Anch'io, cioè. Tutti sulla destra, hai detto. Sì. Non ha capito che si deve levare. Occhio, 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 no. Raga. Non gli dà il ghosting, no? No, no, ovvio che no. Dai, caporale. Gesù, maledetto maiale. Ma che cazzo di... Ma te le prego, grande caporale, grande. Nice move. Madonna che fatica. Frangia, se ne ho di più è che passo io. Piccola, sì, ma non ne hai mai di più di me, Simonelli. Mai nella vita ne hai più di me. Ti ho recuperato un secondo e due settori. Caporale! Che bel momento enorme. Ci ho fatto la mascherata però pulito, dai. Ci stava questo posto. Micio, com'è che dovremmo partire questa macchina comunque? Santino di Guybrush di Daniele, mi pare ovvio. No, perché è lentissima in accelerazione. Poi. Boh. Manu, vai a fare un quei cani. Vai, porco dio, Simoncelli. Ah, Simoncelli. Cioè, compagno di squadra mi butta fuori. Vaffanculo. Eri già fuori, vai a cagare. Ce l'hanno buttato fuori da due auto nella stessa curva. Mai successa una roba del genere. Tutti i campionati del genere sono sempre. Battaglia tra famiglie. Sì, c'ho sempre la stessa spiga in ogni campionato che faccio. Anche su Ride vengo buttato giù 10 volte a gara. Ma Franz, per sapere, ma Creed, quale Creed è? Fammi sapere. Creed... quale? Mi sembra che ce ne siano due. Ma ora se ne è accorto al quarto giro, porco dio, che fenomeno. Come ci si sente a guidare una ass? Si sente a guidare una ass? Ingegno, microfono. Aspetta un attimo, faccio sempre la trampa. Maledetto microfono del cazzo. Io devo ringraziare Caporale perché adesso sono 10, ma fa culo. Ma qualcuno ce l'ho in merda. Vi prego, vi regalo 10 euro di ricarica, mi sbattete fuori la Civic di un minico, per favore. No, cazzo, ammazzati. Tiro una sberla, vai a cagare, va. Tira pure le macumbe, va. Curva di dell'ostia, va. Porco mio. Oh, faceva... E che cazzo fa, Manu? Dead stock car racing, no complaining. Like a lion. Già la seconda volta che fa così. La terza volta che mi ritrovo di fianco non gli riserverò di sicuro lo stesso trattamento e la stessa bontà. Ma chi, Manu? Manu. Ehi, minchia, è cattivissimo oggi. Cosa cazzo stai facendo? Perché il mio cazzo si sta arrampicando sulla K? Aspetta, hai una K? Beh, cucina, la K come cazzo della cucina. Ah no, insomma. Vabbè, porco dio!
spingendo come un animale per rimanere attaccato a sto gruppo davanti, però... spingendo come un animale per rimanere attaccato a sto gruppo davanti, mannaggia Dio, ecco, aggiungerei. Difenditi come un leone. Defend like a lion. Sì, il mannaggia Dio, aggiungerei. No, non va più questa merda. No, non va niente, no, è un incubo. Scusa. Però... Io freno 50 metri dopo. Cioè 5 metri dopo. Ma dopo questa gara ce ne sta un'altra? 5 ce ne sono, sì. 5. Come 5? Sì, però le facciamo senza qualifiche, cazzo. Perché io da già via non arriva l'altra. Lui, cambia le regole. Sì, come no, Franco, cambia gioco. Le gare quando saranno più su GT Sport, ma saranno su Dakar. Dakar 19. Quella è Glimmer. Ma uscire da Dakar 22. No, la cosa imbarazzante è che cazzo. Niente, ho tanto drip. La P5 la posso raggiungere, il problema è che è davvero difficile sgurare di maniaci sessuali. È bello, va di più sul dritto, va di più su quello. Ok, un maestro. Dimmi che siamo l'ultimo giro perché mi sto rompendo i coglioni. Siamo già all'ultimo giro. Grazie Dio che ci ha dato l'ultimo giro. Grazie signore. Mm. Che bella vagare. Madonna, dai, bella cazzo, vagare, non ho cavalli, non ho cavalli. E il maestro vince, DRS Matteo vince, Remate Rosso vince. Godo ha preso penalità, vabbè, su 7. P2. Però, cioè... Vabbè, ma dopo stiamo guadagnando la posizione di Simonelli con la direzione gara. Così. Va bene. Ma sto vincendomi, cioè... Guarda, già un buon risultato non essere arrivato ultimo, godo. Né beneficio. Sì, no, infatti settimo è un buon risultato. Mamma mia, che merda. C'è cose che non capirò mai. Intanto che preparo gara 2, vado di là. Io non ho capito se mi è passato quando era tipo trasparente o meno. No, entravo dentro. Sì, alla fine sì, non era trasparente, ma non ho capito se quando si è affiancato era trasparente. A me mi ha spinto l'ultima curva, è andato lungo e lui è passato.